Ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo video. Oggi vi faccio il back to school. Non è che l'inizio della scuola mi acciti molto, ma questo video mi sembrava davvero molto carino. Esistono davvero tantissimi tipi di back to school. Esistono i back to school haul, dove si mostrano tutti gli acquisti per la scuola, i back to school tutorial, i back to school vi mostro cosa c'è nel mio zaino, nel mio astuccio, e il back to school che farò io, dove si mostra semplicemente il diario, l'astuccio, insomma le cose principali che ognuno porterà a scuola. Ma cominciamo subito. Qui da qualche parte vedrete apparire la foto del mio zaino che ho già usato l'anno scorso. È di dimensione danza ed è di questo azzurro pastello. Io adoro tutti i colori pastello. Ora vi mostro i miei due astucci. Abbiamo innanzitutto questo qui, che è un semplicissimo astuccio viola, e che userò per tenere il materiale delle materie da disegno. Mentre questo qui è l'astuccio che porterò tutti i giorni, quindi il principale. Questo qui l'ho fatto io ed è davvero molto bello perché si possono aprire tutte le cerniere, guardate. Ora io sto facendo... Ora vi farò vedere velocemente cosa c'è dentro. In ogni astuccio non possono mancare delle penne. Queste qui scrivono davvero molto bene. Su, una della Pilot e una della Papermate. Ma a me piace portare anche quest'altra penna a forma di lecca-lecca che ho trovato nella Kawaii Box. È davvero troppo bella. Può mancare una matita decorata insieme alla solita KB, che trovo perfetta per disegnare. Evidenziatori colorati! Con la Pretty ho preso questa piccolina. Un bianchetto, in questo caso a rullo, una gomma in forma di cuore, un temperino a forma di mappamondo. Adesso mi piace anche portare un segnalibro. Già, non sembrerà un segnalibro, ma sì, è un segnalibro collana con questo adorabile gufetto al termine. Ora vi faccio vedere più o meno come funziona. Ho preso un'agenda a caso e anche questa non può mancare nel mio zaino, e come vedete è davvero bellissimo. Ma ora finalmente arriviamo al mio diario. Eccolo qui, ditemi se non è stupendo, guardate, è davvero bellissimo. È della Tokidoki e appena l'ho visto ho detto: questo deve essere il mio diario. Allora, ha due copertine, infatti questa qui è removibile e rimane quest'altra parte, anche sul retro. Qui di lato ci dice che è appunto il diario della Tokidoki 2017, con questa gemmina adorabile. Allora, già dalla copertina si vedono dei personaggi troppo carini. Ora lo vedremo all'interno molto velocemente. Qui, sulla prima e sull'ultima pagina, ci sono questi adorabili personaggi che mangiano del sushi. Poi qui c'è questa pagina stupenda a tema unicorni. Qui ci sono da aggiungere i soliti dati personali, anche qui. E poi qui c'è l'orario provvisorio e definitivo. Ad ogni pagina ci sono delle decorazioni davvero molto carine. Guardate questo qui, e a volte nel diario si possono trovare anche queste pagine decorate che trovo davvero stupende. Guardate questa! Poi ci sono anche delle pagine dedicate alla nuova serie della Mofia, quindi tutto quello che riguarda il latte. Ma credo che la mia pagina preferita in assoluto sia questa, degli adorabili unicorni e animaletti dolciosi. È stupendo! Ok, vi ho mostrato tutto il mio amore per questo diario. Questo era il mio brevissimo back to school. Spero che vi sia piaciuto. Vi auguro un buon anno scolastico e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!